Vai, stavi dicendo. Che devo dire, scusa? Che ci hanno dato tanto, poi... Ci hanno dato tanto, è una questione di educazione, scusa, vabbè, non è così. Mamma, cioè, quanto ci hanno dato, signori? Mamma, schiaffi di continuo. Io vivo schiaffi, una trentina, 35 schiaffi di media al giorno. Parla per la mamma. Arrivava ovunque con quella mano, la mano, sotto tavolo, pa, sotto al letto, pa. E che lo Wimbledon, quella mano. Oh. Federer, esagerato, la mamma era così, mia mamma non si è mai permessa. L'anello, quella bastarda, mi spaccava sempre qua il sangue. Io ho vissuto l'infanzia con lo Scottex pieno di sangue attaccato qua così. C'avevo la scritta Federico e Rosa sposi, qua sono, qua dell'anello, se l'è impressa. Io parla! Che devo parlare? Ma stai facendo trattare solo a me come un boss, perché mamma, perché? Ma che cos'è mia mamma? Non mamma era la stessa pasta! Ma non mi ha mai fatto questa niente. Cicatrice qua, perché? Fatela vedere, vedete, la vedete? Cicatrice sulla guancia, perché ce l'hai? Racconta. Non c'è niente da ridere, sono caduto. Racconta. Sono caduto dalle scale. Che un pinguino, i pinguini cadono con la guancia sulle scale. Che? Di la verità! Con lo zoccolo, mi dirò. Lo zoccolo, avete capito? Lo zoccolo di legno pesa 1,2 kg. Te lo lanciavano io senza pensare alle conseguenze. Se morì, facevano un altro figlio, non faceva niente. Cioè, non c'era il problema, non è che me lo uccido, mi faccio la carne. No, faccio un'altra. Un po' c'ha ragione, cioè, effettivamente così. Vabbè, mia mamma. Parla, Pino! E che devo dire? Che a me mi ha battinato lo zoccolo, mia mamma. Ma perché sei omertoso? Ma che cosa? Per l'eredità! Un box c'abbiamo, che cazzo è eredità? È pure un box da merda, non parla, no, di la verità! Non è un box in me! Mo cambiano, un'altra cosa che fanno, che mo cambiano, le nonne, cambiano, loro sono cambiate perché sono diventate nonne. Le nonne di prima a noi non cambiavano. A me papà mi picchiava pure mia nonna, mi ricordo benissimo. La differenza tra mia madre e mia nonna era una sola. Mia madre lo zocco, come lo diceva così, mia nonna direttamente al piede. Con una precisione, arrediti. Mia madre attaccava di fronte e lei dietro si fissava nella colonna per te. Una vita da merda, abbiamo passato un'infanzia di terrore.